A San Benedetto Lano, tra vicoli ricchi di storie e porte narranti, ho conosciuto Paola Napolitano, cofondatrice e coordinatrice del gruppo Krishniket e le Ris. Il gruppo si occupa di portare in tutto il mondo i canti e le danze tradizionali Arbresh, indossando abiti originali, alcuni dei quali hanno più di 200 anni. Il gruppo Krishniket e le Ris è un gruppo di canti e danze dell'area Arbresh, ma anche dell'area d'Albania, quindi balcanica. Siamo una ventina di persone che proviamo insieme e stiamo insieme, perché il nostro motto è quello di essere di una famiglia. Soprattutto questo è il messaggio che noi portiamo. Questo gruppo è formato sia da ragazzi che da persone un pochino più grandi. Andiamo dai 14 anni ai 53-54 anni. Il gruppo si occupa principalmente anche di recuperare la nostra tradizione, mantenerla. Soprattutto il nostro gruppo è un gruppo molto colorato, aperto a tutti, e quindi non solo ai ragazzi di origine Arbresh. Abbiamo anche al nostro interno persone che non sono di origine, però che hanno voluto sposare questa nostra tradizione. Quindi in pieno noi portiamo avanti il tutto insieme, andando anche all'estero, perché molto spesso noi siamo un gruppo che partecipa dei festival in Albania, Kosovo, Montenegro, insomma inviti in tutto il mondo. Quindi è questo che noi portiamo il nostro messaggio di fratellanza, quello che noi abbiamo portato qui attraverso i nostri avi. Ma Krishniket e le Ris, come ha raccontato Paola, non è soltanto canti e balli, è anche inclusività. Eugenia mi ha raccontato come è stata accolta dal gruppo la sua decisione di non vestire più abiti femminili. Allora, Krishniket per me ha il significato di una vera e propria famiglia. Mi sono sentita da subito apprezzata e comunque non mi sono mai sentita a disagio. Una cosa che a molti può sembrare strano è appunto vedere una ragazza con l'abito maschile, perché non se ne vedono tante. Io ho iniziato un paio di anni fa a ballare con l'abito femminile, perché appunto il voler mantenere la tradizione e il voler comunque fare parte di qualcosa era davvero forte. L'unico problema era che io con l'abito femminile non mi sentivo proprio a mio agio. Allora ho avuto una pausa, diciamo, fin quando non sono andata da Paola e ho esposto il mio problema, e lei con il sorriso più grande del mondo mi ha detto: guarda che non è un problema, puoi ballare come ti senti tu a tuo agio e devi stare tranquilla. Cioè, il vestirsi in modo diverso non è un problema. Io sono stata fortunatissima a trovare Paola, a trovare Daniele, a trovare tutti quanti i ragazzi del gruppo. Però è una cosa bella, una cosa che va portata avanti, è una cosa che deve essere portata avanti e non, per non farla mai morire, perché è una cosa che deve essere tramandata a tutti, e tutti comunque devono conoscere tutti gli aspetti del mondo Arbresh e di queste piccole realtà dove abitiamo. Questa è la casa.